Anche per quanto riguarda la cessione della proprietà della raccolta a Comieco, il convenzionato può scegliere tra due diverse modalità: la convenzione in e la convenzione out. Con la convenzione in, la cessione avviene nel momento in cui la raccolta viene conferita presso l'impianto di gestione. Nell'ipotesi di convenzione out, la cessione a Comieco avviene dopo che il rifiuto è stato lavorato a cura del convenzionato stesso. In questo ultimo caso, previa stipula di un apposito contratto di lavorazione, Comieco riconosce al convenzionato un corrispettivo aggiuntivo a quello per la raccolta. Con la stipula della convenzione, il convenzionato e il comune delegante assumono l'impegno a cedere la raccolta a Comieco per un periodo regolato da finestre temporali. Se si intende terminare o modificare la convenzione, è necessario comunicarlo a Comieco entro il 30 settembre di ogni anno, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Il preavviso consente a Comieco di riorganizzare l'attività di riciclo a valle della raccolta. Dal 2021 si potrà comunicare l'intenzione di terminare o modificare la convenzione anche entro il 31 marzo, con effetto dal 1 luglio, ma solo per le cosiddette frazioni merceologiche similari, carta di giornali e riviste e altra carta non imballaggio, o per la raccolta congiunta CER 200101 oppure MPS 1.02. I comuni che non sono stati in convenzione nel periodo 2014-2020 non sono soggetti ad alcuna finestra specifica, ma possono fare richiesta d'ingresso in qualsiasi momento. La convenzione verrà attivata da Comieco entro 3 mesi. Per attivare o modificare la convenzione è necessario fare richiesta a Comieco nel rispetto delle finestre temporali prima citate, inviando tutti i dati necessari riportati in un'apposita scheda di rilevazione. Le informazioni necessarie riguardano principalmente il bacino e il sistema di raccolta, le attrezzature posizionate, le frequenze di svuotamento, le quantità previsionali attese per anno-mese. Le quantità previsionali comunicate rimangono vincolanti per il convenzionato in quanto Comieco basa su di esse l'organizzazione e la gestione dei flussi di raccolta da destinare al riciclo su base nazionale. Tutti i dati dichiarati nella scheda di rilevazione potranno essere comunque aggiornati in caso di modifiche. Una volta stipulata la convenzione, il convenzionato assume l'impegno ad accompagnare le quantità consegnate a Comieco con il formulario identificativo del rifiuto, il FIR, o documento equivalente, distinguendo le quantità per comune oppure per comune prevalente. Ogni settimana l'impianto di gestione deve trasmettere a Comieco sia il FIR che il documento di trasporto, il DDT, relativo alle MPS ritirate dal destinatario della raccolta post lavorazione. Questi documenti costituiscono il riferimento per il pagamento dei corrispettivi. Nell'area riservata del sito Comieco sono riportati tutti i dati relativi alla convenzione.